Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo con una nuovissima reaction e con un album uscito ieri per voi, oggi ovviamente per me, Dark Boys Club della Dark Polo Gang. Sono abbastanza hypato, devo dirlo, perché non so cosa aspettarmi, come in ogni reaction, lo dico sempre, non so cosa aspettarmi da questo album e ci sono davvero tanti feat importanti e che possono intrigarmi, ecco, mi possono intrigare molto. Per un'altra reaction, innanzitutto lasciate, anzi, 20 like almeno. Settimana prossima dovrebbe uscire l'album di Trefgold, ditemi se lo volete. E domenica sarà un video, sempre una reaction, però molto particolare e per una buona causa. Andateci a seguire su Instagram, molto importante, LK04, e direi di pensare adesso all'album. Allora, la tracklist ce l'ho qui davanti e sono 10 canzoni per un totale di 26 minuti, nemmeno tanto. Prima canzone Dark Polo Gang, feat. Nessuno. Seconda canzone Gang, Dark Polo Gang, feat. Nessuno. Prima Prod Sicluke più Young Gotti, non so chi sia Young Gotti. Seconda Prod Young Gotti. Terza Savage, Pyrex per Wayne, per Tedua. Prod Sicluke più Chris Nolan, scusate. E boh, già primo feat grande come Tedua, vediamo. Poi Pussy, Tony per Lazza, per Salmo, Prod, Andri Datemaker. Attenzione, non me l'aspettavo. Dark Love Gang, Pyrex per Ketama, Prod Ketama, produzione addirittura di Ketama. Amiri Boys, Tony per Capo Plaza. Quando si leggono certi feat. È questo l'effetto, però vabbè. Ma che cazzo sei? A parte gli scherzi, Prod Sicluke la sentiremo come tutte le altre. No Stupid, Wayne per Samurai J, per Boro Boro, Prod Young Gotti e anche Kermit, cioè. 4L, Tony per Mambo Losco, Prod Sicluke. Poi Biberon, Dark Polo Gang per Drefcott, per Anna, Prod Sicluke per Charlie Charles. E free traffic, hashtag free traffic, Tony per Pyrex, per traffic, per Oney One, non so chi sia. Prodsy Cluke. Quindi, ora che vi ho letto tutta la tracklist, commentate, ditemi cosa ne pensate dell'album, visto che penso che l'avete già ascoltato, e andiamo a sentirlo tutti insieme. Ok ragazzi, ho l'album qui davanti, iniziamo con Dark, 1 minuto e 44, spero mi sentiate, sia tutto a posto. Direi di iniziare quindi, Dark. Mezzo cappa di gay dentro padelle sporche, ok. Scopo una tipa in uniforme, no rap trap, no cap, la piazza è il mio roster. Oh, che bitariello. Che base, raga, Young Gotti, bro. Beh, raga, primo pezzo blando. Non mi ha trasmesso niente, ma in realtà stavo vedendo. La durata delle canzoni, non c'è una canzone che dura 3 minuti, il massimo 2 minuti e 59. Non è un buon presupposto, questo ho paura che siano tutte canzoni così. Però dai, questa era l'intro, ci può anche stare. Non mi piace, però ci può anche stare. La produzione è una bomba. Allora, secondo pezzo, Gang. 2 minuti e 50. Tutta la dark. Gang, gang, gang. Ma che è sta canzone, raga? No, raga, secondo pezzo. Secondo pezzo, che devo dire?
La produzione un'altra volta ha superato la canzone, cioè quello che viene cantato. Produzione bella, ci stava un casino. La canzone Wayne si è limitato al ritornello manco elementare, proprio dell'asilo. Pyrex, non lo so, mi sembrava quasi fuori tempo. Poi io non capisco niente, ma non mi piaceva per niente. Tony, la sufficienza si è presa, ma forse manco quella. E sto pezzo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Quindi direi di sentire il primo feat, dove ci saranno Della Dark, Pyrex e Wayne. E il feat sarà con Tedua, 2 minuti e 44, Savage. Sentiamolo. Tedua non mi piace, lo ammetto. Non piace a me, è bravo, ma non piace. Vai, Sick. Che base stanno facendo? Che base incredibili però. Sono lo stesso ma meglio dal vivo. So che quel testo l'hai letto in un libro. Cibo scaduto rimasto nel frigo. Sono cresciuto ma rimasto un figo. Mischio molli dentro la cassata. Tedua l'ha aggiustato un po', raga, però ero concentrato a sentirla, però. Ma terzo pezzo, raga, un feat. Meglio degli altri, senza dubbio. Meglio degli altri due. Non mi è piaciuto, però. Non mi è ripiaciuto. Pyrex, secondo me può fare molto di più. L'abbiamo sentito in cacao, non ci ho fatto la reaction, però l'ho sentita. Ha spaccato. Però Wayne, regà, non mi piace lui quasi per niente. E anche qui si è limitato a un ritornello facilissimo. E poi Tedua ha migliorato un po' la base, regà, anche qui tanta roba, ma niente di che, secondo me si potevamo aspettare un po' di più. Ditemi anche voi qua sotto, fino adesso cosa ne pensate, queste prime tre tracce. Per il momento è un flop, per il momento, eh. Ora capisco però, intanto piccolo aneddoto, ieri sera alle 11:50 stanno facendo la live e Tony voleva far sentire qualche spoiler, tanto mancavano 10 minuti all'uscita dell'album, che ovviamente non ho sentito subito e non avrei sentito nemmeno gli spoiler. Però Wayne gli diceva di no, ora capisco, ho fatto schifo. A parte gli scherzi, dai, andiamo con il pezzo che mi hypa di più insieme a un altro che vi dirò dopo, quando ci arriveremo. Ora voglio sentire Pussy, Tony F, Lazza e Salmo. 2 minuti e 41. Andre The Maker, dai. Macchina sportiva, vedo scatti, trap shit, quello che faccio lo fanno gli altri. Oh sì, metto pelliccia come una pussy. Tu di palo in frasca, quando esco di casa fra almeno un palo in tasca. Fra la tua tipa sembra maschio, quando si bagna, siccome Ralma, stasera torno all'incontrario, siccome un manga, non mi ci fanno entrare nel Dai, tuo cuore, Lazza, so che mamma mia. buono, ma è un cresta. Fra quando Mamma mia, sono Lazza, in raga. festa, Sta sono migliorando un casino testa. sempre di più. Ok, Sportiva, vedo arriva Tony. scatti, trap shit, quello che faccio lo fanno gli altri. Oh sì, metto pelliccia come una pussy. Io e la ganga Dai, abbiamo Salmo, dai, stessi Salmo, dai, vizi. Salmo. Solo dare sorti, metto guida sport, in giro con la scorta. Sento la mala sorte, un ego grande quanto il Duomo. Infatti passo dal retro, per questi rapper c'hanno un dono. Sanno stare un passo indietro, ehi. Ma che è? Toc toc, Hitchcock, questa bitch vuole peacock. Quarto pezzo. Oh. No, anche qui, a parte gli scherzi, quarto pezzo, cosa dire? Tony il suo, niente di che, niente di più, niente di meno. Ritornello anche qui. Basico. Lazza, raga, Lazza sta diventando sempre, sempre più forte. Lo sta dimostrando sempre. E niente, raga, Lazza ha spaccato più di Salmo. Salmo ha sperimentato, credo. Penso di sì, e non l'ho fillato al massimo. Salmo mi fa impazzire, ma ultimamente
potrei fillarlo di più, invece non tanto. Quindi sto pezzo, raga, da 6, ma per le aspettative forse anche qualcosina. No, vabbè, ovviamente sufficienza piena in realtà. Però Lazza qui, Lazza top, Lazza top, top, top. Andiamo avanti dunque con Dark Love Gang, Pyrex e Ketama 126. Vediamo. Dai, cullatemi, cullatemi. Vi prego, ne ho bisogno questa mattina. Ma chi è Ketama? Ma in autotune, raga. Per Ketama. Ci stava un drop qua, secondo me. Quinto pezzo, Dark Love Gang. Devo dirlo che l'ho fillato un pelino. Non le riascolterò mai perché non mi è piaciuto tanto. Però l'ho fillato un pochino, sì. Ketama, bene, io ve l'ho detto, raga, nella flop. Ketama ha un buonissimo potenziale, così possiamo definirlo. E può arrivare davvero in alto. Può fare davvero grandi cose. Qui lo ha dimostrato in buona parte. Sto pezzo l'ho affillato un pelino. Sì, meglio degli altri, meglio degli altri. Poi ovviamente, raga, i testi so quello che so. Anzi, qui anche meglio dell'altro. Meglio degli altri, perché comunque sì, aveva qualcosa in più, ovviamente, rispetto a Pussy, Savage, Gang, Dark, ma ovviamente Trap, raga. Dark Polo Gang, che ci possiamo aspettare? Siamo giunti al sesto pezzo e qui le vedete? Le vedo scendere citando Mahmood, ma quelle sono le Madonne. Appena ho visto Amiri Boys, Tony F, Fit. Ora voglio un zoom sulla mia faccia. Capo Plaza. Non commentiamo, sentiamo, sentiamo, non commentiamo, sentiamo. Magari ci stupisco. No reaction, no reaction. No gringo, bandana alle ginocchia come i Sex Pistols. Orologio al collo sembra piscio. Se ancora campiamo su bici, ok. Nel mio block, in da club come 50. Doc non ho tempo, la scopa in flip flop. Oh, amici, Oh raga, ma che flow è? Bello. Ah, ora rovina Capo Plaza. Dai, Capo Plaza, rovina pure questa. Voglio morire ricco. Amiri come mi sta stretto. Lei lo vuole adesso, me lo sfila svelto. Yo, Trap Star Sex Pistol. Faccio trap trap a te, non t'ho mai visto. Yeah, chiamo Tony Sosa e porta la gassosa. Yeah, resta sveglio, amico, che non si riposa. Morda con diamanti addosso. Parli troppo, un amico ti mette a posto. Bang bang. Allora ragazzi, settimo pezzo, No Stupid, Fit, Boro Boro e Samurai J, Wayne, solo penso della Dark. Vediamo, andiamo col settimo pezzo. Dopo Dark Love Gang viene No Stupid, non so cosa aspettarmi. Samurai J, devo dire che mi piace Boro Boro per nulla, mi fa proprio schifo però. Sentiamo, magari ci stupiscono a differenza di qualcosa che non è mai esistito, spero. Superati da subito con noi, infatti alziamo questi numeri, li spendo tutti in boutique, mi manda le booty, picco che ore sono, non riesco a No, capire, che sono brutta roba. solo odore il grano che ho fatto da solo senza manco un euro di promo. Vorrei farmi una famiglia, fatto madrelingua, Oh! invasati con la scimmia, sopra un Kawasaki ninja, campioni come Corinthians, per i pacchi chiedi addio, salzo soldi proprio basic, fatturi più paesi, ti prosetti, schido gang. Poro poro, stupisce tutti così. Raga,
No, ma chi è Boruboru? Cioè, cosa ha fatto? È uno degli artisti che odio. Cioè, no, che odio, io non odio nessuno, sia chiaro. È uno degli artisti che più mi fa proprio schifo, schifo. Ma per il momento è quello che ha fatto la strofa migliore di tutto l'album, dopo Lazza. Per ora. Ha sperimentato, che mi è piaciuto un casino. E quindi, cioè, non so se è il pezzo migliore effettivamente dell'album fino ad ora, eh. Perché non mi è piaciuto nessun pezzo, nemmeno questo. Samurai J, raga, poteva fare un po' di più, però è ancora giovane, sta migliorando, un po' come Maketama, ma secondo me lui arriverà anche più in alto, forse, azzardiamo? Wayne è sempre il suo. Ho letto l'altro feat. 4L, Fit Mambolosco, Tony F. Mambolosco. Mambolosco è un altro che non mi piace per niente, cioè un trittico capoplazza, dopo Boroboro, dopo Mambolosco che non mi piacciono per niente, però almeno Boroboro ci ha stupito, ci ha fatto un po' muovi, un po' ballare, un po' godili, e vediamo ora Mambolosco, speriamo mi stupisca anche lui, se no mi vado a impiccare, raga. Sto album non è nelle mie corde, poi magari a voi piace, non lo so, però andiamo, 4L, dai. Per tutta la vita 4L. Ma non è FSK Ok. 4L, vabbè. Cucino pezzi, chiudo le tapparelle. Fumando Il erba perché c'ho la bittariello, 4L. che base? Bitch, nel letto due sorelle. Prima mettevo pollo e coca dentro le padelle. Faccio slime shit bitch come un serpente velenoso. 4L farò gang pure in casa di riposo. Quindi gang shit per tutta la vita 4L. Prima fottevo tot, adesso solo modelle. Hai parlato male, ti becco, ti prendo a sberle. Hai fatto un cazzo che sei nella fase da ribelle. Fumo skittles, sono in giro con le caramelle. Passo io, lascio sugo sopra le piastrelle. Ultimamente queste tot fanno le monelle. Facevo soldi senza toccare le panette. Mio Wow. fratello in cella si taglia con le lamette. Mamma mia, Sicluk, che bittariello, che canzone che... Meglio delle altre, raga, nemmeno questa non penso la riascolterò mai, però... Oh, Mambolosco, anche lui... Unexpected, mi piace come aggettivo, unexpected, inaspettato. Tony, sempre il suo, Tony si riconosce, anche ci sta il suo, ovviamente. È quella la sua quadra che ha preso, e quello ci sta tantissimo, però anche Mambolosco non ha sfigurato 4L. Ma meglio di altri pezzi, meglio. Altro pezzo, regà, che non so perché è un pezzo che mi hypa tantissimo, perché Biberon con Anna e Drefgold. E mi sa tutta la Dark? Perché non mi dice un personaggio, uno della Dark. Quindi 2030, speriamo bene, speriamo che ci faccia un po'... che ci piaccia innanzitutto, già sarebbe qualcosa. Il bambino piange, non va bene, parli tu, ok, io anche, ma va bene, KNGL Hunter, so di Yu-Gi-Oh! Usato un nuovo ciondolo, bevo champagne dal biberon, a termosifone, baby, lo sai che sono gelido, d'antidoro, zecchino, spazzolino e dettino. Non voglio i tuoi saluti, non siete benvenuti, entriamo e fanno wow, sì, fanno wow, come Ancora detto bust down. Dove Wayne. tu bastano con le chiappe Sono da curiosissimo ricambio, di Anna, raga. sembra che dica wow, Dai, Anna. sembra io lo faccio fuori Dai, Anna. subito. Spero se putte da ora rispendo 5.000 contoni da miri. Tutti si etra di merda, sanno solo piangere, mi sembrano dei bambini. Ricordo da bimba sorprese giallone, sippavo dal biberon. Ora che sono diverse le cose, regala mamma villone. Mi sono posto come quando nonna chiede ai nipotini se vogliono ancora. Mi stanno addosso come i miei parenti. Allora, calma, calma, calmi tutti. Drefgold, no, non mi è piaciuto, ma non ho capito. Non mi è piaciuto il flow, il beat, le linee melodiche, ma... Tony non c'era qui, o sbaglio, perché non ho sentito, Pyrex e Wayne. Wayne meglio di Pyrex, mi è piaciuto Wayne. Ma Anna, regala, 30 secondi, entro, spacco, esco, ciao. Penso che non riascolterò nemmeno questo, perché non mi piace, però... Poteva andare peggio, poteva andare peggio. E ora ragazzi, ultimo pezzo, hashtag, anche qua sotto i commenti, free traffic, Tony F, Pyrex, traffic e Only One che non so chi sia, però andiamolo a sentire, dai. Scendo nel mio rione, ho 10.000
10.000 per colazione. Faccio il fuoco nella tua zona. Alzo i chili come un trattore, sposto i chili come un pilota. Nel rione sono il più giovane, pronto a fottere la tua troia. Fotto un cazzo della prigione, capezza pesante, sto sulla mia gloria. Mutande d'Armani, sto sulla tua troia. 40 sacchi ho lasciato la scuola. Sì, la storia di Roma. Scendi giù piazza, ci vedi sicuro, ragazzi di zona. Sto con mio zio Pyrex per la Maradona. Tiro con la big, crani pote prendere i potrilli. Sono infame come Lil Snitch. Giù ballano la salsa, la scopo a casa di mamma. Io mi perdo bianca, entro firma quando vado in banca. Nuovo contratto universal, al ferro perché sono un gangster. Pull up la tua traia con la gang, fanculo le guardie free traffic. Only one per la zona, fanno un pizzi, che te ne darò addosso, larga come un frisbee dark. Poi io mi chiedo perché insisti, no, non c'entro con questi rapper finti. Metto versaggio, mi sento come Biggie. Ho soglie aggrappate a questa miri, ho guardie aggrappate a questo culo. Sono un vero, devo essere sicuro. A Roma come San Pietro, tentato omicidio, lo porto nel petto. Dall'1-3-7 mi muovo giù in cento, pacchi di soldi. Dai, chiudi la Pyrex, chiudi la Pyrex. Tutti odiano la Dark, odiano la Trash, vogliono morti, prima erano fan. Ci bevano fuori quando rappo verso baby. Io faccio cantare come Katy Perry. Sto sul campo come Marco Bellinelli, trap. Posso in centro insieme a mio nipote Traffic. Occhio drift sopra una di A3. Salto sopra un BMW serie 6. Cazzo in testa è la Dark Gangway. Siete dei campioni a scoppiare la way. Ma che pezzo era? Che pezzo era, regà? Unexpectedissimo. Ora non so chi era Traffic e chi era Only One, ma hanno spaccato. Hanno spaccato più di tutto l'album. Hanno spaccato tutto. Soprattutto Only One, penso. Il secondo comunque. Ma che era, raga? Una manata. Penso veramente che di il pezzo migliore della mani basse, le mani basse. Ok, no, non faceva ridere. Pezzo migliore dell'album. Supera anche quello con Laz e Salmo, Pussy. Supera quello con Tedua. Applausi. Only One, Traffic, meno quelli che ti aspettavi di meno. Arrivano lì, zitti, zitti e... Buh! Fanno esplodere la fine di questo album che non mi è piaciuto, però. Devo dire. Non mi è piaciuto quest'album, raga, ma non fan per me, ok? Era un mixtape, una cosa del genere, comunque. Non mi aspettavo di certo i contenuti, però. Però anche potevano fare di più beat, raga. Io di questo album vorrei promuovere tanto i beat. Dall'unico di Andrew Dakemaker a tutti quelli di Young Gotti e Sick Luke. Bomba, 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 bomba. Spero che questa reaction vi sia piaciuta. L'album, ditemi qua sotto se la pensate come me, se potevano fare di più, vi aspettavate di più, oppure vi è piaciuto così, magari lo adorate così. Lasciate tanti bei like, seguiteci su Instagram LK04 per una prossima reaction. E direi che per questo album può finire qui. Ci vediamo alla prossima, ragazzi.